Eccoci qui, siamo in diretta. Buon lunedì a Ciao! tutti. Come va oggi? Oggi Noi parliamo da soli adesso, una sai, giornata non un c'è po' nessuno, complicata. Vabbè, guarda. intanto la diretta sta Sta andando, qualcuno andando. la vedrà. Salve a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 3 meno 3 minuti. Ci siamo collegati qualche minuto prima quest'oggi. Oggi parleremo con Donato Carrisi, che ha già inviato una richiesta di amicizia, ma aspettiamo un po' che le persone salgano. La Mancini E no, intanto poi te lo perdi. mi sistema. No, basta che vado indietro. Lo invitiamo subito. Non lo so, aspettiamo con lui o no? Partiamo a bomba? Che dici, Donato? Partiamo a bomba? Partiamo a bomba, dai. Donato Voglio Carrisi, vederlo, voglio eccolo vederlo. qua. Emozionato di parlare con Donato Carrisi. Stiamo aspettando Donato, eccoci qua, si sta connettendo. Buongiorno Donato. Ciao, io mi Ciao. volevo perdere, per cui, sai, ero qui e stavo aspettando voi, non sapevo come fare. Siete bellissimi, devo dire, stupendi in questa vostra quarantena, reclusi. Eh? Mentre parliamo di libri, dai, Ma cerchiamo di unire. Mentre parliamo di libri, chi? quel signore alle vostre spalle, chi è? Federico Fellini, il suo No, quello disegno. che si muove alle vostre. È appena andato di là. Ma non fare questi La scherzi qui. Mancini ha Sono una tante domanda subito. La Mancini ha una domanda, visto che la metti subito così. cose. Ma io ho trovato, non so se è vero e volevo chiedertelo, che tu a 16 anni è vero che hai parlato con la Divina Casa Christi? E È poi vero. lei è rimasto con te? Durante una seduta spiritica, caspita. Durante una seduta spiritica. Non ne ho più fatte di sedute spiritiche da Ci quel credo, giorno. ci credo, ci credo. Anche perché è stato abbastanza inquietante il fatto che Agatha Christie parlasse con uno spiccato accento pugliese, perché la medium in quel caso era della provincia di Bari, per cui aveva questo misto di accento anglo-pugliese, insomma, era un po'. Senti, Sì, è capitata questa cosa. ma quanto ha influito poi su tutto quello che hai fatto questa seduta? Tutto quello che hai scritto, tutto quello che hai immaginato? Ma tantissimo, ma io comunque già da piccolo avevo l'abitudine di raccontare delle storie di fantasmi, storie macabre, ma vi spiego anche il perché. Perché ero un bambino tremendo, quindi mia nonna, mia madre, anche le mie zie, insomma, per tenermi buono, mi raccontavano storie inquietanti, no? Sulle minacce che si nascondevano nel mondo. E proprio per tenermi quieto, quindi questo era il motivo principale. E io le ripetevo poi, che ne so, ai compagni dell'oratorio, per cui, per esempio, si verificavano casi strani. C'era una suora, se ne accorse una suora, che mi disse un giorno: tu hai l'angelo custode cattivo. Ma che Perché cattiva no, però! no, ma perché no, invece no, è stata la fortuna della mia vita, perché io potevo combinare le cose tremende e avevo il capo Perché espiatorio. dando la colpa a Perché, lui. esatto, ah, sì, c'ho l'angelo custode cattivo, purtroppo, è la vita, è la vita. Senti, Come si è traumatizzati a volte da piccoli, eh? Per quelle due o tre persone che ancora non ti conoscono, stiamo parlando insieme con Donato Carrisi e parleremo in particolare, se a Donato andrà, dell'ultimo suo libro uscito, che è La Casa delle Voci, che ovviamente consigliamo a tutti perché anche in questo periodo di quarantena si possono comprare i libri su Amazon, su ebook, su Kindle o su tutte le piattaforme internet. Anche contattando le librerie vicino casa, se ci sono quelle piccoline, Esatto. possono farlo, possono consegnarvi libri a casa. Vuoi la C'era, scheda? guarda un po' che abbiamo preparato, guarda quanto siamo bravi, ora ci abbiamo Madonna. tutta. Beh, ma anche lui è già organizzato perché ha un sito, quindi è molto più semplice, insomma. Allora, Donato Carrisi, la cosa che mi incuriosisce molto di quello che abbiamo trovato è che tu la prima cosa che hai scritto l'hai scritta all'età di 19 anni per il teatro. Quindi tu Sì. Esatto, inizi come drammaturgo, Donato. io ho scritto tantissimo per il teatro. Tu immagina, scrissi questa commedia, perché all'inizio scrivevo commedie, questa compagnia teatrale di Martina Franca che si chiamava Gruppo Teatrale Vivarte,
E la prima commedia non volevo firmarla col mio nome perché ero troppo imbarazzato. Avevo scelto uno pseudonimo, Felix Tonado. Tonado era l'anagramma di Donato. E figuratevi che quelli della compagnia mi sgamarono e mi costrinsero invece a mettere il mio nome. Lo spettacolo si chiamava Molly, Morty e Morgan, scritto a 19 anni, proprio nel periodo della maturità, diciamo così. Sì, certo. Senti, ma questo amore per il teatro ti è rimasto negli anni? Hai scritto altro, no? L'ho scritto tantissimo fino alla fine degli anni 90, dopodiché ho abbandonato totalmente il teatro con grande dispiacere, perché avrei continuato volentieri a scrivere per il teatro. Chissà che non ci torni poi a teatro, insomma, è una cosa che mi Magari. piacerebbe fare. Sarebbe un grande regalo per tutti, insomma. Ma guarda, Allora, me lo auguro. diciamo due cose per le persone che ci stanno guardando. Allora, 19 anni, scrive per il teatro. Poi, romanzi. Inizia il ciclo di Mila Vasquez, diciamo così. Il suggeritore è il tuo primo, se non sbaglio, vero? Eccolo, guarda. C'è proprio la prima edizione qua, guarda. Ed è Quella che stai subito. leggendo. E nel 2009 il suggeritore premio Bancarella, subito, pronti via. Poi c'è l'ipotesi del male, vincitore del Di premio nuovo, Bancarella. Bancarella, Prix Polar, Prix Livre de Poche, venduto in oltre 20 paesi. Poi abbiamo il gioco del no, non ce l'abbiamo in ordine, però ci sta l'uomo. No. Sì, sono in ordine. Vai, Ah, no, prendi il hai principale. ragione tu, hai ragione lui, Il stavo gioco del sbagliando. suggeritore, il tribunale delle anime, il cacciatore del buio, il maestro delle ombre, poi ci sono altri libri. Hai scritto tantissimo, Donato, sei prolificissimo. La donna dei Dieci. fiori di carta, la ragazza nella nebbia e la casa delle voci. Ci siamo dimenticati qualcosa? Non lo so, non ne ho idea. No, forse il maestro delle ombre, non mi ricordo. Il cacciatore del buio, sono 10 in tutto. Non, di 10, 10. solito io mi sbaglio però, mi sbaglio spesso. L'altro E sai giorno. che c'è un'altra cosa che ci unisce, che l'ho scoperta soltanto oggi, che hai partecipato alla sceneggiatura del film TV sui fatti di Nassiriya. Certo, sono stato lo sceneggiatore insieme al grande Paolo Marchesini. Abbiamo scritto questa sceneggiatura e devo dire, entrambi non avevamo idea della storia in cui ci stavamo andando a infilare e poi tra l'altro era strano per noi, per cui eravamo seguiti dall'esercito, dai carabinieri. Insomma, abbiamo ricostruito tra l'altro l'Iraq al centro di Roma in un complesso industriale abbandonato ed è stato incredibile perché poi alla fine sia io che Paolo siamo stati convocati dalla procura militare dopo la messa in onda e volevano chiarimenti sulle nostre fonti Wow. e ci siamo un po' cagati sotto perché io sono obiettore di coscienza, insomma, tra le altre cose. Non avevo mai fatto il militare, non avendo fatto il militare, non sapevo come Come può. te. Quando ci hanno chiesto: ma da dove avete preso le storie che avete infilato nella storia? E noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma Repubblica, Corriere della Sera, cioè, Panorama, L'Espresso, cioè, erano tutte fonti di quotidiani. Poi abbiamo incontrato anche le vedove, purtroppo, dei carabinieri morti. E abbiamo raccolto un po' di testimonianze, insomma, abbiamo fatto un lavoro che forse avrebbero dovuto fare anche loro, non lo so, però sai, era strana questa cosa. Non apriamo questo capitolo, se no ci infiliamo in un ginepraio. Allora, per chi non l'avesse ancora letto, magari, La casa delle voci, come nasce, di cosa parla e come finisce? Quella, sai, dal finale lo racconto soltanto a quelli che l'hanno già comprato di solito. Sono un bastardo, mica da poco. No, allora è successa una cosa stranissima. È successo che forse questo è il libro che ho scritto in minor tempo, perché di solito ci metto 2 anni a scrivere un romanzo, ma perché più o meno un anno prima della pubblicazione mi è capitato di partecipare ad una cena a casa di amici a Milano.
E c'erano diversi commensali. A un certo punto io ero proprio in uno dei margini della tavola. La tavola, a un certo punto sulla tavola è calato il silenzio perché una mia amica stava raccontando una storia di quando era bambina, la storia della morte di sua nonna. Sua nonna era morta di notte e lei quella notte si era svegliata perché aveva avuto la sensazione che qualcuno si fosse seduto sul suo letto. Ha raccontato questa storia con un candore, con una semplicità che ha stupito tutti e improvvisamente a tavola tutti hanno cominciato a raccontare storie simili. E anch'io avevo una storia di quel tipo. La storia risale appunto a quando ero bambino e una notte è squillato il telefono, io ho risposto, una voce dall'altro capo della linea ha detto semplicemente ciao, senza inquietudine, con una grande gentilezza. La mattina dopo mio padre, mi ricordo, mi disse che era venuto a mancare proprio quella notte un carissimo amico di famiglia. E allora mi sono domandato, non è che questa esperienza è comune a molte persone, all'infanzia di tante persone? E ho cominciato a chiederlo in giro, in effetti sì, molte persone hanno degli episodi, diciamo, legati non al paranormale, che è una cosa che è una parola che stride, ma episodi inspiegabili che si sono verificati nel corso dell'infanzia, a cui tutti crescendo hanno attribuito un significato più o meno razionale, oppure li hanno abbandonati lì indietro, non potendo appunto spiegarli. Però ripensandoci in seguito, da adulto, mi sono detto, non è che i bambini hanno una specie di cordone ombelicale che li lega ancora al mondo oscuro da cui provengono e a cui tutti siamo destinati dopo la nostra morte. Non è che i bambini sanno qualcosa più di noi? Ed ecco che mi è venuta in mente questa storia, una storia di fantasmi, di bambini e di malattia mentale, perché può anche essere che la spiegazione sia in una malattia mentale, però vorrei sottolineare una cosa, è la prima volta che scrivo un thriller senza sangue, senza un assassino, senza un omicidio, senza violenza. È paura allo stato puro, è un distillato di paura e forse per questo è più spaventoso rispetto ai miei libri precedenti. Che Sai che c'è meraviglia. una teoria in base alla quale i bimbi fino a 3 anni ricordano le loro vite precedenti? Per cui se tu glielo domandi, loro te le raccontano. Alcuni di loro hanno raccontato di vite precedenti, come se fossero ancora aperti, come dici tu, legati da questo cordone ombelicale, no? Ed C'è è qualcuno strano che... un'altra cosa, che fino ai 3 anni noi non conserviamo memoria, non conserviamo memoria da adulti di ciò che ci è successo Ci è nei primi 3 anni successo. di vita. E È vero, questa è è anche vero. un'altra cosa collegata. Eh sì. Ti chiedono come è stato dirigere Dustin Hoffman, perché ricordiamo che l'uomo nel labirinto, in cui c'è anche il Marchioni, c'era anche Dustin Hoffman. C'era soprattutto Dustin Un Hoffman e grandissimo Tony Servillo. Tori Servillo. Ma ti chiedono nello specifico come è stato dirigere Dustin Hoffman. Allora, è stato molto semplice perché Dustin Hoffman, come tutti i grandi attori, come anche Vinicio sa benissimo, si è completamente affidato alle cure del regista. I grandi attori, beh, voi ragazzi lo sapete, i veri attori sono quelli che si affidano all'intelligenza del regista, alla sensibilità del regista. E Dustin Hoffman era talmente disponibile che in effetti faceva tantissime domande perché voleva sapere come strutturare il personaggio e come appunto instradarlo nel percorso che io avevo costruito. Però oltre quello non andava. E tra l'altro è l'antidivo per eccellenza, è entrato talmente in confidenza con tutti noi che quando è andato via, Vinicio lo sa, eravamo tutti commossi, lui si è messo a piangere. Tra l'altro, il buon Vinicio ha un'esperienza di set davvero Che un'esperienza di set avete che combinato? lui No, che è un non è che sono io. Hoffman aveva appena finito di recitare, invece di tornarsene nel suo bellissimo albergo, come faceva di solito, mi chiese: "Posso sedermi accanto a te mentre continui a girare?" E quel giorno esordiva il buon Vinicio insieme ad una poco. esordiva nel film ed esordiva in assoluto un altro attore che non aveva mai recitato né in teatro né al cinema, niente. Quindi Vinicio è stato costretto a recitare e ha fatto una performance stupenda, devo dire, grande Vinicio. Grazie.
E io avevo accanto a me Dustin Hoffman, e poco prima di battere il Chuck sono andato da lui, io bastardissimo, a dire: guarda, perché Hoffman era nell'ombra, c'è Hoffman che vuole sentire che Che vuole vuole vedere come sentire reciti, mi ha detto. che... E poi gli ha fatto i complimenti, dai, insomma, diciamolo, ti ha fatto i È andata complimenti. bene, è andata bene. Senti, Donato, ti volevo chiedere, nell'immaginario tuo, ovviamente sei tra i più grandi scrittori di thriller, insomma, di paura. Innanzitutto ti volevo domandare qual è, secondo te, la definizione del tuo genere di scrittura in cui ti riconosci meglio. Non lo so, nel senso, io scrivo di paura perché penso che un narratore debba fare una scelta di fondo. Ci sono due grandi emozioni, le uniche due grandi emozioni che ci fanno battere il cuore sono la paura e l'amore. Non ti batte il cuore per rabbia ti viene un infarto. Per cui tu devi scegliere esattamente se vuoi parlare di paura o di amore, o se vuoi combinarle poi. Drammaturgicamente poi funzionano alla stessa maniera, perché le storie d'amore, per essere efficaci sul palcoscenico, al cinema, sulla pagina, devono avere una vittima e un carnefice. Le storie d'amore con due che si amano tutta la vita e che muoiono dicendosi all'unisono ti amo, no? Se, le, leggiamo ogni tanto sui giornali, 60 anni insieme, 70 anni insieme, poi muoiono poche ore l'una dall'altro. Ecco, sono pallosissime perché non hanno nulla di narrativo. Che cacchio racconti della storia di due che sono morti a 2 ore di distanza uno dall'altro? Giusto quello puoi raccontare, ma tutto il resto. Quindi l'amore è fatto di conflitto drammaturgicamente, è fatto di tradimenti, è un sentimento molto forte, esattamente come la paura. La paura non puoi raccontarla senza provarla. Non è possibile, tutti mi dicono: ma come sei coraggioso che scrivi di paura? Non è vero, io sono il primo dei fifoni, probabilmente, perché non potrei altrimenti raccontarla quella paura lì. Tu sei anche un criminologo e esperto di comportamento, diciamo. Avendo avuto la fortuna di aver lavorato con te, quindi avendoti frequentato un po' sul set e fuori qualche volta, dai invece sempre l'impressione di non, cioè, di non soffermarti tanto con lo sguardo sulle persone. Sei uno che va in giro con grande nonchalance. Mentre contemporaneamente dai insieme anche l'impressione a chi ti osserva con un po' di acutezza di non tralasciare niente invece. Queste due modalità, quindi un grande senso, come dire, di leggerezza, ma anche un grandissimo senso dell'osservazione, quanto influiscono sulla tua scrittura poi? Tantissimo, perché io osservo e cerco di rendermi invisibile. Questo è essenziale. Mi fa piacere che tu l'abbia notato. Io cerco di rendermi invisibile anche quando scrivo, perché non traspare nulla di me nelle mie storie. Non dovrebbe, non c'è, non esiste. Io detesto, per esempio, quell'espressione di romanzo d'autore o cinema d'autore. Ma che significa? Che vai a vedere l'autore al cinema? O che leggi l'autore nel romanzo. No, è come andare a vedere uno spettacolo di magia col mago che ti spiega i trucchi. Non va bene. Io, per esempio, sacrifico tutte le frasi troppo belle dove potrebbe trasparire la mia vanità. Io devo lasciare solo il lettore con la pagina scritta, come tendo a lasciare solo lo spettatore con ciò che vede, perché altrimenti è finita. Sai, se il pubblico va al cinema e vede Vinicio Marchioni, capito? E ti riconosce e sei tu. Non funziona più, si interrompe quell'incantesimo, non va più bene, insomma. E purtroppo noto sempre più spesso che invece c'è un percorso, molti fanno un percorso inverso e spariscono dalle grazie dei lettori e degli spettatori. Io, per esempio, amo, adoro un grande scrittore italiano di cui non vi farò il nome, ma non riesco più a leggerlo perché ogni volta che lo leggo mi sembra che sia lui a leggermi nella testa il suo romanzo.
e diventa difficile poi distaccarsi da quella materia. La storia appartiene al pubblico e soltanto al pubblico. Quindi il mio punto d'osservazione è appunto quello, leggerezza ma con una distanza. Grazie Donato. Allora, abbiamo un po' di domande. A quale libro sei più legato? Ce n'è uno. Dei tuoi. Dei tuoi, ovviamente. Ah, dei miei? No, al prossimo. Grazie. Sei sempre soddisfatto quando dal libro poi realizzi il film? Sì, sempre. Altrimenti non lo farei uscire. Avendo il final cut. E secondo te quali sono gli scrittori più importanti che raccontano della paura? Bah, Stephen King su tutti, perché riuscirebbe a farci credere qualsiasi cosa, anche che un UFO sta atterrando in questo momento in Piazza Duomo a Milano, lui ci riuscirebbe. Non so come faccia, e cambia, non ha romanzi seriali, cioè i pochi romanzi seriali che ha scritto hanno una vita propria, gli altri sono totalmente nuovi e tutte le volte ci convince di qualcosa. E qual è il tuo processo creativo? È differente tra cinema, teatro, TV e libro e libri? Ma io mi comporto di solito come uno spettatore o come un lettore, tendo a raccontare o a rappresentare le storie che mi piacerebbe vedere o leggere. Quindi sono molto spettatore in questo. Tant'è che il primo spettacolo teatrale che ho scritto, quel Molly, Morti e Morgan di cui parlavo prima, a 19 anni, l'ho scritto perché costretto a scriverlo. Io volevo portare in scena in realtà una commedia di Neil Simon. E non essendo pubblicate le commedie di Neil Simon all'epoca in Italia, mi inventai una commedia nello stile di Neil Simon. Quindi mi comportai esattamente come spettatore. Continuo a farlo, questa è la mia tecnica. Quindi se non mi diverto io, non si diverte neanche il pubblico. E sapeste quanta roba butto via, perché magari a un certo punto la sto scrivendo e non mi diverto più. Madonna. Il divertimento è fondamentale nella creazione, sicuramente. Una delle cose che colpisce di più, ma che si è vista anche sia nella La ragazza nella nebbia che l'uomo del labirinto, è la tua grandissima capacità di ricreare dei mondi che non esistono, cioè dei luoghi, il luogo dell'azione fondamentalmente, perché quello che scrivi un po' come Stephen King, mi permetto di dire, è quello di ricreare dei mondi, degli universi in cui dei personaggi credibilissimi, nonostante gliene capitino di tutti i colori, si muovono come se fossimo nella realtà. In quale maniera, cioè, come fai ad immaginare questi mondi? Ma prima di tutto io penso una cosa, mi piacerebbe ambientare molto di più le mie storie in Italia, per esempio, però l'Italia, come dire, è un po' afflitta, un po' da troppi anni, da un certo provincialismo. Ed è difficile raccontare le storie in Italia. Per esempio, La Casa delle Voci l'ho ambientata in Toscana e alcuni lettori toscani si sono lamentati del fatto che la protagonista chiamasse il padre papà e non babbo. Dice, no, però noi in Toscana chiamiamo babbo. Non è un documentario, gliel'hai detto. No, non è un documentario, ma a Lecce la parola babbo significa scemo. Certo. Come quando mi dicono, ma perché scegli determinati nomi? Perché nel suggeritore, per esempio, c'era il nome di un personaggio che in Corea significava membro maschile, per cui tendo a cambiarlo anche in questo senso, pensando che la platea sarà un po' più ampia. Dicevo, siamo un po' afflitti dal nostro provincialismo. Tendiamo a raccontare il campanile, ma ci dimentichiamo di avere degli scenari straordinari che invece vengono purtroppo utilizzati da molti scrittori stranieri. Io mi incazzo quando Dan Brown viene ad ambientare le sue storie a Roma e poi posta su Twitter, mi sembra, o su Instagram, una foto dell'altare della patria dicendo questo è il Parlamento italiano. Vuol dire che non ci sei mai stato a Roma, non l'hai mai studiata a fondo. E questo lo fanno in tanti.
però è colpa nostra, è fondamentalmente colpa degli italiani, perché ci guardiamo l'ombelico, raccontiamo la provincia e non raccontiamo più la nostra grandezza, capito? Raccontiamo la periferia e non raccontiamo quello che di grande possiamo raccontare. Per esempio, l'altro giorno io mi sono imbattuto in una storia straordinaria, pochi la conosceranno, è la storia di Giannini, che è il figlio di migranti italiani negli Stati Uniti, che è il fondatore della più grande banca del mondo, la Bank of America, ed era italiano. Vive a San Francisco, era il figlio di un fruttivendolo che era stato assassinato perché aveva un credito di un dollaro. È una storia straordinaria. È l'unico che prestava soldi, è quello che ha prestato i soldi senza interessi perché fosse costruito il Golden Gate. Questa storia incredibile, noi non la raccontiamo. E continuiamo a raccontare sempre le stesse cose. La criminalità. Non raccontiamo più l'Italia vera, raccontiamo sempre storie di criminali, sono sempre le stesse storie. I santi, va bene, ho capito, ce li abbiamo i santi, va bene. Abbiamo anche altre realtà, abbiamo anche altre storie bellissime che possiamo raccontare, ma ci avvitiamo sempre nelle stesse. Ora, in questo contesto, io 10 anni fa ho proposto il thriller, ma era una cosa da matti. Però se non avessi avuto due grandi predecessori, uno è Giorgio Faletti, che ha scritto un thriller straordinario che io uccido e ha creato un pubblico italiano di lettori per il thriller italiano, e l'altro Umberto Bellissimo. Eco, che ha scritto Il nome della rosa, senza il quale Dan Brown non sarebbe esistito e probabilmente tanti di noi non sarebbero esistiti. Ecco, se io non avessi avuto questi predecessori, probabilmente non sarei qui oggi a parlare con voi di thriller italiano. Però mi domando anche, perché si scrive così tanto giallo in Italia? E il thriller resta ancora un microcosmo. È una domanda, perché poi il giallo è più facile da ambientare in provincia, o comunque ha sempre una dimensione ristretta, ruota tutto intorno alla figura di un commissario di solito. Noi abbiamo una grande tradizione, bravissimi giallisti in Italia, straordinari sono i nostri giallisti, però mi piacerebbe che qualcuno di loro provasse anche a scrivere il thriller, perché secondo me c'è questa possibilità. Ci domandano se stai lavorando al prossimo libro. Sì, sto raccogliendo materiale per il prossimo libro, tra un po' mi metto a scrivere. Sicuramente non è facile scrivere in questa situazione, Ah, però sì. vedi. Mentre magari qualcuno potrebbe pensare che questo, come dire, questa quarantena forzata per tutti dovrebbe essere, come dire, la situazione ideale per scrivere, mentre per te invece non lo è. Ma sai, io no, in questo momento non sono a casa mia, non sono, vorrei tornare a casa, sono bloccato in Puglia da più di un mese perché ero qui per fare delle presentazioni e quindi mi ritrovo in un luogo che mi è familiare, ma non è il luogo in cui ho vissuto degli ultimi 15-20 anni, insomma, più di più. Certo. E poi ho un po' la famiglia dispersa perché ho un figlio con la mamma in Grecia, insomma, è un po' una situazione particolare, pertanto mi riesce difficile, essendo un control freak, non avendo tutto sotto controllo, avere la lucidità per scrivere. E poi c'è una domanda che io mi sto facendo, che si stanno facendo anche tantissimi miei colleghi, che sto sentendo in questo periodo. Come raccontiamo le storie da oggi in poi? Cioè, dobbiamo raccontarle con il virus o senza virus? Quanto ha inciso questo nella nostra vita? Perché vedete, dopo l'11 settembre in America, per esempio, Hollywood era in grave difficoltà, non era più capace di raccontare storie che non citassero quell'evento o che comunque non fossero collegate a quella rivoluzione. Quanto noi dobbiamo tenere conto di questa, che è una rivoluzione mondiale? Quanto deve entrare nei nostri libri e quanto è pericoloso far entrare il virus nel libro? Perché è probabile che tra qualche tempo non ne vorremmo più sentir parlare. Per cui, da un punto di vista narrativo, è un bel dilemma. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa. C'è una persona che da quando hai scritto il primo testo teatrale e cercavi di fare cose in università, la laurea, eccetera, c'è qualcuno che ti ha detto: guarda, che tu devi scrivere, cioè devi fare questo nella vita? C'è stato?
L'angelo custode cattivo. Ah, è stato sempre lui. No, per fortuna ci sono state tante persone nella mia vita che hanno influito. Io ho tantissimi amici da sempre in questo ambiente. E, per esempio, vi faccio un esempio pratico, molto semplice. Io non ho mai cambiato editore e penso che non lo cambierò mai. Non sono capace di passare a un'altra casa editrice perché ho un rapporto talmente profondo con Stefano Mauri, che è il presidente della mia casa editrice, che è il capo della mia casa editrice, con tutti quelli che lavorano nella mia casa editrice, talmente personale che non sarei capace di andare altrove. E questa è sempre stata la mia fortuna, cioè essere profondamente legato alle persone con cui lavoro. Quindi non c'è semplicemente un rapporto professionale, c'è proprio un rapporto di amicizia, di lealtà, e questo aiuta. Io credo che dietro al successo ci sia soprattutto questo: il rapporto umano per me è fondamentale, quindi c'è stata più di una persona. Ci sono domande? Hai curiosità, Mancini? Curiosità? Oggi ho fatto quasi tutto io, ma... Hai fatto tutto tu, hai sempre tutto tu. Tutto. No, la mia curiosità, ritornando all'argomento iniziale, tu sei una persona che ti senti sensibile ancora come bimbi di 3 anni o quello che scrivi è frutto di uno studio, cioè di un ragionamento molto razionale? Perché in realtà parlare di persone che non ci sono più da qualche parte, no, necessitano il fatto che tu sia un animo sensibile a queste cose. Non paranormale, ovviamente, ma sei una persona sensibile o è tutto frutto di uno studio? No, ritengo di essere fin troppo sensibile. Io ho un contatto diretto con i miei fantasmi. Mi è stato insegnato così. Io, per esempio, vi faccio un esempio. Il mio nome, Donato, è il nome di un nonno che non ho mai conosciuto. È un nome che è stato tramandato dalla mia famiglia. E mi è stato talmente raccontato questo nonno, che è come se vivesse ancora accanto a me. Ricordo il primo esame all'università, mio nonno era avvocato, e io il primo esame dell'università ho avvertito la sua presenza. È strana questa cosa, diritto privato, non me lo scorderò mai. E a un certo punto, mentre stavo rispondendo a una domanda, mi sono sentito toccare sulla spalla. Ho sentito proprio un gesto così, mi sono voltato per vedere chi fosse, non era nessuno ovviamente. E in quel momento mi sono reso conto che avevo capito male la domanda e stavo dando una risposta sbagliata. E così non so se è stato un caso, non ne ho idea, capito? Questi episodi però si ripetono nella mia vita e sono felice che sia così, cioè che la mia vita sia condizionata anche da cose che non posso spiegare. Voglio essere sensibile e non voglio essere assolutamente, totalmente razionale, ecco. Che meraviglia, Donato, grazie. È già passata mezz'ora, ragazzi, porca miseria. Allora, ho due domande che faccio ai nostri ospiti, una molto semplice e una forse complicata, non lo so. La prima cosa che farai quando tutto questo finirà, sperando finisca al più presto. Mi chiuderò in casa per 40 giorni. E no, se devo andare controcorrente, cazzo. Dice, vado al mare. No, io mi chiudo in casa, non voglio vedere più nessuno. Basta. Avendo tutti sotto controllo, ovviamente. Devi È sapere tutto, chiaro, con tutta la sapere cosa famiglia, fare. quello sì. Voglio stare a casa mia, a Milano, con mio figlio e cose, chiuderci in casa e recuperare questo tempo d'affetto che non abbiamo potuto sfruttare. Ma come vivi da Martina Franca a Milano? Non ti manca il mare, il sole, i Ma sapori della guarda, terra? ma io viaggio tantissimo, poi torno spesso in Puglia. Però io non avrei mai immaginato di vivere a Milano. In realtà faccio la spola tra Milano e Roma, la famiglia è a Milano, però io ho anche casa a Roma, quindi continuo a fare avanti e indietro. Sì, mi manca il mare, però è bella questa distanza, nel senso che poi quando vengo in Puglia faccio il pieno della Puglia e probabilmente La godi di più. mi sento più pugliese di tanti amici pugliesi che continuano a vivere qui, che non si rendono conto della meraviglia che hanno davanti agli occhi proprio perché ce l'hanno davanti agli occhi.
Quindi io ho questo vantaggio dello stupore, mi stupisco ogni volta che torno. Senti, qual è il senso della vita secondo te? Oh Madonna. Per chiudere con una cosa Con semplice. leggerezza, insomma. Non lo so, sai, quando ero piccolo mi chiedevano, ma c'era sempre la domanda, se ci fosse il genio con i tre desideri, no? Tu che desideri esprimeresti? E io ne dicevo sempre solo uno, cioè, a me ne basta uno. Io voglio rendere felici tutti quelli che hanno a che fare con me. Che Quindi bello. è l'unica cosa, che poi quella ti arricchisce, no? Se tu sei capace di rendere felice chiunque conosci, è perfetto. È fatta, hai vinto. Grazie Donato. Grazie, Donato. Grazie a voi. Ricordiamo ancora e ringraziamo Donato Carrisi, la Casa delle Voci. Ci scusiamo se il titolo si vede al contrario, ma con le dirette Instagram funziona così. La Casa delle Voci è il suo ultimo libro, ma se non l'avete fatto, leggetevi tutti gli altri perché sono dei capolavori mondiali e non lo diciamo noi. Grazie Grazie. Donato. Grazie Baci. davvero. Speriamo di vederci Grazie presto. a voi. Speriamo presto. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao Donato. Ciao, 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 ciao. Che meraviglia. Domani chi c'è? Ma come si fa ad andare avanti dopo Donato Carrisi? Chi c'è Chi c'è domani? domani? Domani cambiamo totalmente genere. Chi c'è domani? Domani parliamo con Laura Dellicolli, che è la presidentessa del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, che è anche una grandissima appassionata di cucina e ha scritto vari libri sull'unione cinema e cibo. Molte scene dei film della storia del cinema si svolgono o intorno a un tavolo o durante la cucina dei piatti famosi della storia del cinema. Ci vediamo domani con Laura Dellicolli. Grazie mille, ringraziamo Donato Carrisi e A basta, domani, andiamo speriamo che a fare. avete passato una buona mezz'ora. Sappiamo per molti che è un momento veramente, veramente faticoso. Però, insomma, se riusciamo in questa mezz'ora a farvi conoscere degli autori e dei libri che vi stimolano, per noi, insomma, abbiamo vinto. No? Ci vediamo Grazie. domani. Ciao a tutti e grazie. Ciao.